faccio in questa città? City Rap! Chi chiami nel momento di difficoltà? City Rap! Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Rap! Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Rap! City Rap! City Report, amici, siamo insieme al consigliere in comune di Fratelli d'Italia, Francesco Rocca. Grazie Francesco di essere qui. Buonasera Tullio, grazie. Perché ti contattiamo in questo caso? Vediamo che sei in giro a controllare le situazioni. Per la situazione di San Siro, municipio 7, piazzale Selinunte, i filmati che abbiamo appena visto descrivono quello che tutti i cittadini, oltre che le nostre immagini fatte in proprio, fanno vedere, cioè che dal 20, anche un po' prima, di dicembre, costantemente in quella piazza si distrugge l'arredo urbano, si mettono a fuoco le panchine, perché? Per privarle del legno che appunto può fare il fuoco, e tutta la notte si fa comitiva alla faccia del Covid, si fanno attività losche, illecite, e si vieta la fruizione normale di un parco, oltretutto distruggendo tutti i beni che sono a carico della comunità. Come mai non è intervenuto ancora nessuno, visto che dappertutto si sa, c'è filmati, compresi i nostri, dappertutto e denunce? Sì, il problema è che sul quartiere San Siro, in autunno, l'autunno scorso, mi ricordo che alcuni assessori comunali avevano fatto un comunicato stampa dichiarando che c'è stato un tavolo insieme alla prefettura per cercare di superare la situazione di degrado e illegalità presente nel quartiere da anni. Il problema è che sono già passati 2 mesi e mezzo e di questo tavolo non vediamo risultati concreti. Faccio un altro esempio: in piazza Monte Falterona, vicino appunto in piazzale Selinunte, è pieno di telecamere. Nonostante le telecamere, a inizio mese, quindi inizio gennaio, c'è stata una sparatoria dove è stato gambizzato un giovane egiziano, probabilmente per problemi legati allo spaccio. Ecco, quindi questa è la situazione. Su quella situazione di Falterona hai perfettamente ragione, eravamo lì in quei giorni, c'è stata proprio una situazione del genere, ma di lotta proprio tra gang, perché adesso il lavoro in quella zona è suddiviso in rap criminale e spaccio, delinquenza pura. Ecco, in quel filone lì rientra questa situazione, perché poi, come ha appurato anche dalle forze dell'ordine, c'è stato proprio, diciamo, uno sgarro di uno di questi in una canzone contro uno dei vecchi boss, che se l'è presa un po', e quindi gli ha fatto ribadire a questi giovani il controllo del territorio. Controllo del territorio che c'è dalla parte criminale, ma non c'è dalla parte sana. Ti faccio un'altra domanda. Il mercato di Selinunte, tu sei un consigliere comunale, sai che in giro per Milano, l'abbiamo visto assieme un sacco di volte, ci sono dei mercati comunali che sono stati riqualificati e portati ad essere anche strutture, diciamo, che almeno non arrecano problemi. Poi se sono di vantaggio lo vedremo un'altra volta. Non arrecano problemi né di ordine pubblico né sanitari, eccetera. Quello di Selinunte è chiuso, è diventato un po' il souk per la rivendita di oggetti rubati, mercanzia di tutti i tipi, da parte di abusivi e clandestini nella zona San Siro, sempre in quel famoso quadrilatero di Selinunte, eccetera, che è già devastato. Che si può fare con Selinunte? Giustamente la gente ci richiede le forze di polizia, eccetera. I presidi vicini sono lontani, lo sappiamo. Hai un'idea su cosa farne? Sì, appunto lì i residenti di quel quartiere, che è molto popolato, per una denuncia bisogna andare addirittura in Bonola del commissariato, oppure in via Monti dei Carabinieri. E a San Siro manca un presidio delle forze dell'ordine. Ma scusa, ma il sindaco Sala non sta costruendo anche uno stadio nuovo spendendo egregissimi miliardi di euro? E chi fa l'ordine lì? Io penso che il sindaco Sala non sappia neanche dov'è piazzale Selinunte e il quartiere. No, però i repettari, hai ragione, non lo sa, perché li ha invitati direttamente a Palazzo Marino. Sì, sì. Il tom-tom sì, non prendeli. Erano quelli il modello di integrazione da proporre per la città. In quel periodo là, ricordo, e chiudo la polemica, che diceva in campagna elettorale che Milano non è Gotham City. Adesso, dopo i fatti di Capodanno, quindi c'è stato un ampio risalto mediatico, adesso invece è emergenza sicurezza e a breve ci saranno dei bandi per assumere nuovi vigili.
La questione poi anche lì è, ok, tu mi assumi 500 vigili nel giro di 3-4 anni, ma com'è l'organizzazione? Chi è che c'è a capo della polizia locale? Chi ora è a capo della polizia locale lo è stato anche 4 anni fa, 5 anni fa, e non abbiamo visto miglioramenti e risultati concreti sul territorio. Così Assolutamente. anche gli assessori che ci sono stati, gli assessori della sicurezza del comune di Milano. Ecco, ti dico una cosa che mi è stata detta, non perché voglia mettere pepe nelle situazioni, ma anche le altre forze, al di là di quelle della polizia municipale, quelle che dipendono dal prefetto, dal questore, dove c'è appunto il governo dei migliori, quindi questa grande ammucchiata, per Milano sicurezza zero, perché se devo spostare un commissariato, un comando dei carabinieri, mi va bene Beppe Sala e la sua polizia locale, lo diamo per scontato che non è il loro modo di fare, di gestire, diciamo, Milano. Ma dall'altra parte i migliori. Infatti, oltre al fatto che il sindaco non batte i pugni al tavolo del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico per Milano città con prefetto e questore, dall'altra parte a Roma il governo col ministro Lamorgese, sostenuto da una larga maggioranza, non vediamo risultati per Milano. Infatti, tornando al discorso di Selinunte, quella area vasta dell'ex mercato comunale, quello è uno spazio che può essere dedicato per un nuovo presidio delle forze dell'ordine. E lì, ecco, noi lo sosteniamo, io ve lo anticipo, farò una mozione in comune dove chiederò al sindaco e all'assessore della sicurezza proprio questo, di spingere, di martellare affinché San Siro non abbia un nuovo presidio delle forze dell'ordine, perché, come dicevamo prima, bisogna andare fino in Bonola Guarda, per sto leggendo iniziare. alcuni messaggi che mi stanno mandando adesso mentre ti sto ascoltando. Ti posso dire che i cittadini, al di là delle bandiere di partito, anche quelli, non solo gli assegnatari delle case popolari, ma anche quelli che le hanno comprate, quindi persone che non sono lì solo per necessità, ma perché vogliono dare uno sviluppo al quartiere, compresi i negozianti, mi stanno dicendo che questa proposta E lì, vale. guarda, no, Mi raccomando, come... perché ti seguiamo poi. Voglio venire anch'io a vedere Sì, sta cosa quando la ma fai, eh. certo, anche perché noi dobbiamo, siamo la voce dei residenti. Io in particolare ci tengo ai quartieri di case popolari perché sono nato e cresciuto e quindi conosco le problematiche. Per cui San Siro, purtroppo è stato abbandonato da parecchio tempo e adesso abbiamo Ecco, ti dico una questi cosa perché problemi. così ce la diciamo tutta, perché chi è senza peccato scaglia la prima pietra. La questione delle case popolari di San Siro, quindi il famoso quadrilatero, costruito benissimo ai tempi, perché penso che nessuno possa dire che non fossero case abitabili con le condizioni di comfort del tempo, purtroppo da circa una trentina d'anni, quindi non diamo colpa solamente agli ultimi due sindaci, forse c'è anche qualcosa in più, ma soprattutto diamo la colpa anche alla Regione Lombardia, che quando vediamo certe facciate, quando vediamo certe condizioni di infiltrazione d'acqua, quando vediamo tutte le case sfitte, non date alle persone che ne avrebbero diritto, insomma, ci fanno un po' pensare, eh. L'errore è stato aver abbandonato la proprietà, non aver assunto più custodi e quindi non aver appunto fatto il controllo del territorio, dei cortili, civico per civico, appunto via per via, e questo è il Tu risultato. fai conto che in alcuni quartieri, ancora adesso te l'anticipo, poi si vedrà nelle prossime settimane, perché su San Siro ho pensato, per il bene che io voglio a quei cittadini che insieme a me si sono spinti a rischiare la propria vita per alcune situazioni, i pitbull nelle cantine a controllare la droga, quando loro sono fuori magari a mangiare, a vendere, eccetera. Cioè, è impossibile in qualsiasi stabile di Milano che ci sia qualcuno che non venga a controllare, non parliamo di caso sporadico, continuato, continuato, continuato,
che ormai è diventata una consuetudine da mesi, da anni. Una proprietà non viene, dopo tutte queste segnalazioni, a controllare, non manda una guardia giurata perlomeno a contrastare questa situazione, o almeno avere un attestato pratico di cosa sta succedendo? Sì, oppure, ecco, quello che occorre fare è, ripeto, battere i pugni in prefettura e questura per chiedere la polizia, le forze dell'ordine, organizzare blitz, controlli costanti, quello che bisogna fare, perché ormai lì la situazione è peggiorata ed è la pentola a pressione è scoppiata. Perfetto. Ricordo quello che è stato a Rogoredo, quando non era più gestibile la problematica legata all'eroina, e dopo le varie manifestazioni dei residenti, il caso che è diventato nazionale, finalmente sono intervenuti. Però non dobbiamo sempre aspettare i telegiornali, i programmi televisivi, cavolo. Deve essere proprio un controllo costante del territorio che manca. Io continuo comunque, Francesco, tu fai benissimo a dire questa cosa, ed è vero quello che stai dicendo. Io comunque continuo a credere che non tutto succede a caso. Alcune zone della città paiono abbandonate proprio per volontà. Noi sappiamo delle zone ortomercato, eccetera, sappiamo via Gola sui Navigli, sappiamo la Bocconi, quanti anni è che si denuncia anche lì alla Bocconi quelle aree abbandonate dove succedeva di tutti, i camper dei Rom, eccetera. Come mai in alcuni periodi si alza questo livello, soprattutto quando ci sono poi delle speculazioni, delle cementificazioni che si possono fare? Io ricordo l'ultimo episodio legato alle occupazioni abusive nell'area ex Macello a Viale Molise, quindi tutta quell'immensa... Ci siamo stati, sì. Molise fino in piazza Cartagine, ecco, prima del blitz si è dichiarato quell'area lì ci sarà un nuovo quartiere, quindi... fa pensare molto questo, e poi cavoli, forse sono tardi nei ragionamenti, ci deve essere qualcuno che gli suggerisce cosa fare. D'altronde un politico non deve essere un amministratore oculato, non per questa generazione, anche per le prossime. Basta che porta i 4 anni a casa, come mi dicono i cittadini, è a posto. Il problema è che poi è nel lungo periodo tu devasti non solo un quartiere, ma una città intera. Va bene, Francesco, ti saluto, perché sennò facciamo solo, ma la faremo una puntata io e te in giro per Milano, me lo prometti? Più poi la dobbiamo fare. Volentieri, ok, sì. Salutiamo Francesco volentieri. Rocca, e proseguiamo con le immagini. Grazie a Paolo Rusconi, City Report. Andiamo avanti, alla prossima. Grazie, City Report. City Report.